Attesa da 7 anni dal piccolo borgo frazione dell'Aquila, divenuto tristemente simbolo del terremoto dell'aprile 2009, si è festeggiata oggi l'inaugurazione della chiesa di San Pietro Apostolo, restaurata grazie ad una donazione del governo della Repubblica Federale di Germania. Una riapertura simbolo di una riconciliazione. L'intervento tedesco per Onna, infatti, si contrappone idealmente al ricordo della strage compiuta dalle truppe naziste nel giugno del 1944, che costò la vita a 18 persone. Beh, la chiesa è il centro di una comunità e quando una chiesa ricomincia a vivere, quindi quando vi si pratica il culto di nuovo, significa che la comunità ricomincia a vivere. E poi va sempre sottolineato che questo progetto è frutto di un impegno della Repubblica Federale Tedesca che è stato rispettato al millimetro nei tempi e nella sostanza. Una concreta condivisione tra Onna e tedeschi che ha creato spazi di aggregazione e confronto con la popolazione, da casa Onna all'infobox alla Casa della Cultura. Questo è un giorno per noi tedeschi di festa. In primo luogo perché viene ricostruita la chiesa che era stata distrutta dal terremoto, ma perché è anche un segnale di speranza per la rinascita di questo luogo, ma anche di speranza per le relazioni, per l'approfondimento delle relazioni italo-tedesche dopo i terribili eventi avvenuti nella Seconda Guerra Mondiale. Sono molto felice che le relazioni italo-tedesche si siano ulteriormente approfondite anche nel corso di questi anni, nel rapporto che si è creato per la ricostruzione della Chiesa. Si sono creati dei legami di amicizia che continuano, italiani che hanno imparato il tedesco, tedeschi che hanno imparato l'italiano e continuano anche a farsi visita. Per noi questo è molto importante. Il Salone della Ricostruzione, da fiera dell'edilizia, si trasforma in Officina L'Aquila, una 3 giorni di incontri, convegni e cantieri aperti. L'Aquila è diventata un polo di innovazione informale nel campo dell'edilizia, in particolare del restauro con consolidamento. Dalla collaborazione tra ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili e CARSA, il capoluogo d'Abruzzo diventa, con l'Officina L'Aquila, un polo di concentrazione dei saperi e delle tecniche più innovative per la ricostruzione. Si stanno adoperando le più recenti tecniche per la messa in sicurezza e per l'adeguamento statico degli edifici, quindi diciamo, è un'occasione importante di lavoro e anche un'occasione importante di crescita professionale, perché il recupero delle costruzioni c'è un efficientamento energetico e c'è la messa in sicurezza, quindi l'adeguamento sismico. In più nella città si sta sperimentando anche una sorta di infrastruttura tecnologica che è il cunicolo intelligente, dove va in linea con questa tendenza della rigenerazione, che non è solo rigenerazione degli edifici, ma è una rigenerazione complessiva di tutto quello che sta intorno all'edificio. Il primo giorno sarà dedicato alla rendicontazione sociale, con i numeri di quello che è stato fatto e che si farà, con le relative aspettative sociali e culturali legate appunto alla ricostruzione. Il secondo giorno sarà basato sui temi dell'innovazione e della smart city. Il terzo giorno sarà interamente dedicato al restauro. A questi incontri poi partecipano una serie di rappresentanze internazionali, sia da un punto di vista di informazione, sia da un punto di vista invece di domanda di restauro. Vengono dal Brasile, vengono dalla Romania, vengono da Cuba, luoghi dove in questo momento si stanno avviando enormi progetti di restauro in cui le nostre imprese possono sicuramente avere un ruolo importante. Si chiude ad Aprilia contro la Lupa Roma il campionato dell'Aquila Calcio. Sarà in realtà solo l'inizio di un maggio di fuoco che porterà i rossoblù a giocarsi la Lega Pro ai play-out. Solo dopo i risultati delle dirette concorrenti si saprà l'avversaria degli spareggi, anche se è sempre più probabile che sia una tra Rimini e Prato. L'Aquila arriva all'appuntamento in terra laziale dopo una settimana in cui è successo di tutto e di più. Dall'esonero clamoroso di Jacopo Modica, dopo soli 20 giorni dal suo insediamento in panchina, fino al ritorno di Carlo Perrone, che però ha voluto stavolta al suo fianco un'altra vecchia conoscenza del calcio rossoblù, Carlo Susini, ex tecnico dell'Aquila ai tempi dell'eccellenza, è tornato per fare da consulente tecnico con l'obiettivo di ricompattare un ambiente sull'orlo di una crisi di nervi. A questo aggiungiamo tensioni in allenamento che si sono verificate tra alcuni giocatori ad inizio settimana.
I tifosi intanto stanno provando a mettere da parte rancori e polemiche per provare a sostenere un'ultima volta la squadra di Perrone. Per i processi ci sarà tempo dopo gli spareggi, ora è quanto mai fondamentale giocarsi con tutte le forze la permanenza in Lega Pro, raggiunta negli anni passati con grande fatica dopo stagioni nel dilettantismo. Per prepararsi alle due partite da vita o morte, i rossoblù devono intanto provare a riconquistare un po' di fiducia in loro stessi proprio domenica contro la Lupa Roma. Dal punto di vista della classifica basterà non perdere con più di un gol di scarto per evitare la beffa di essere scavalcati proprio dai laziali e terminare il campionato non più al terz'ultimo bensì al penultimo posto. Sul fronte formazione Perrone potrebbe optare per la conferma della difesa a 4 forgiata dalla brevissima gestione Modica. Tra l'altro, proprio in difesa, il tecnico romano avrà due defezioni importanti, Nicola Cosentini per squalifica e Giordano Maccarrone per i problemi alla schiena che lo hanno messo KO contro la Lucchese. Potrebbe invece tornare almeno in panchina Emanuele Pesoli, che in settimana si è allenato con la squadra. Mancherà invece in attacco Salvatore Sandomenico, squalificato per 3 turni dopo l'espulsione di domenica scorsa. La società ha deciso di non fare ricorso, dunque per Sandomenico, capocannoniere dei rossoblù con 13 reti, la stagione e l'esperienza in maglia aquilana si possono già definire concluse. L'Aquila dovrà quindi provare a salvarsi senza i guizzi dell'attaccante campano.